Tragedia Sesto San Giovanni, una madre di tre gemelli è stata investita e uccisa in un cortile di un palazzo da un furgone guidato da un operaio egiziano senza patente. La manovra doveva spostare il mezzo solo di pochi metri. Sei arresti da parte dei carabinieri del NOE per la bonifica sull'area ex Sisa di Pioltello. tra loro anche il capo della segreteria tecnica del ministro Presti Giacomo. Perde il posto di lavoro potrà contare da oggi su due nuovi servizi offerti dalla Camera del Lavoro di Milano. Intanto la CGL comunica nuovi numeri. I licenziati della metropoli Lombarda sono stati 21.000 nel 2013. Ancora polemiche in zona 1 per l'approvazione di un documento che apre le porte alla costruzione di una moschea nel centro di Milano. La Lega Nord promette battaglia e chiede che il tema sia sottoposto tramite referendum ai milanesi. Buonasera, serata, bentrovati a questo appuntamento. Il TGN della sera, l'avete sentito, nel nostro sommario di apertura una incredibile tragedia. Sesto San Giovanni, una donna madre di tre gemelli è morta, investita da un furgone nell'androne, nel cortile del palazzo dove risiedeva, che è caduto sulla rampa dei box dopo una retromarcia. Il guidatore non ha la patente. Una scena da film d'azione, un furgone che precipita nella rampa dei box del condominio a Sesto San Giovanni in via Cesare da Sesto e travolge una persona finendo poi nel vuoto, una tragica retromarcia che è costata la vita ad Agnese Scorzano, 43 anni, madre di tre gemelli di 7 anni. Un errore imperdonabile quello commesso da un operaio egiziano senza patente a cui il capo aveva chiesto di spostare il mezzo di pochi metri. La donna stava slegando la bicicletta, non si è accorta di nulla. In un paio di secondi l'errore alla guida si è trasformato in tragedia. Agnese Scorzano viveva nel condominio insieme al marito e ai tre figli. Avrebbe cambiato casa tra pochi giorni, sempre all'interno dello stesso stabile. Una casa più grande per i suoi tre gemelli. E invece è stata investita e ha fatto un volo di 4 metri sulla rampa. Una caduta che non le ha lasciato scampo. Il personale del 118 ha provato a rianimarla, ma i tentativi sono risultati inutili. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sotto shock, il marito, avvocato molto conosciuto in città. Una tragedia che ha colpito. Tutta Sesto San Giovanni per la dinamica folle. Nel pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il passaggio e rimuovere il furgone Renault. L'egiziano alla guida è accusato di omicidio colposo, ma non di guida senza patente perché il fatto è avvenuto in un'area privata e non in strada. Ancora la cronaca, i carabinieri del NOE hanno arrestato sei persone per la bonifica dell'area ex Sisas di Pioltello. Tra loro c'è anche Luigi Pelaggi, che era capo della segreteria tecnica del ministro Stefania Prestigiacomo. Vediamo. Pioltello di nuovo sotto la luce dei riflettori. Dopo l'arresto del sindaco Concas per presunte tangenti, ora una nuova operazione guidata dai carabinieri del nucleo operativo ecologico ha portato in carcere sei persone per corruzione e traffico illecito di rifiuti nell'ambito delle attività di bonifica dell'ex area Sisas che si trova tra il piccolo comune dell'Interland Milanese e Rodano. In manette anche Luigi Pelagi, funzionario del Ministero dell'Ambiente e capo della segreteria tecnica dell'allora ministro Stefania Prestigiacomo. L'indagine è durata oltre due anni, truffa aggravata per ottenere. Denaro pubblico, corruzione, traffico illecito di rifiuti in ordine all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di bonifica del sito e allo smaltimento dei rifiuti. Queste le accuse formulate nei confronti delle sei persone arrestate. Luigi Pelaggi era stato chiamato per intervenire sul sito di Pioltello Rodano, ritenuto una bomba per l'ambiente da disinnescare per evitare una maxi multa dell'Unione Europea. I rifiuti, secondo gli inquirenti, furono smaltiti in maniera fraudolenta, cambiando i codici da materiali pericolosi a non pericolosi in cambio di una tangente da sette. L'ex Sisas occupava 330.000 metri quadrati dove erano presenti tre discariche con circa 230.000 tonnellate di rifiuti industriali, metalli pesanti e nero fumo. Il trucco era la classificazione fraudolenta dei rifiuti nell'ambito delle attività di bonifica del sito. Rifiuti spostati in tutta Europa fino all'Andalusia. Tra le sei persone finite in manette ci sono anche Francesco Colucci e Bernardino Filipponi, rispettivamente presidente e amministratore del gruppo Unendo, la holding a capo della bonifica tra verso la società Daneco Impianti, tra gli indagati anche Umberto Benezzoli, direttore generale di Arpa Lombardia per gestione illecita di rifiuti pericolosi in relazione ad un parere tecnico scientifico che avrebbe fornito. Ancora le forze dell'ordine al lavoro, in questo caso c'è stato un blitz degli agenti del commissariato Bonola all'ipodromo di San Siro a Milano, otto persone risultano indagate per scommesse clandestine. L'ippica è in crisi, ma non le scommesse clandestine. 8 persone sono state denunciate a piede libero perché gestivano un giro di scommesse illegali all'ippodromo milanese di San Siro. Sei di queste avevano precedenti penali. L'operazione condotta dagli agenti del commissariato Bonola ha portato alla luce l'esistenza di un giro di scommesse clandestine. Si scommetteva su tutti gli ippodromi italiani. A metà ottobre il primo blitz: gli agenti avevano trovato quattro allibratori con tanto di registro e uno scommettitore che stava effettuando una puntata da 100 euro. Per tutti e cinque è scattata la denuncia. Poi adesso la seconda operazione, questa volta vengono sorpresi due allibratori e uno scommettitore. Le modalità come avvengono? Chi vuole effettuare una scommessa clandestina cosa fa? Arriva all'ippodromo e lì chi trova? Allora praticamente eh, lo scommettitore clandestino, chiaramente è colui che ha il denaro contante e si avvicina alle persone chiamate cosiddetti picchetti che pagano la scommessa. Generalmente colui che paga il banco, parlando in maniera tecnica, si appoggia ad un intermediario che è colui che dirà allo scommettitore su che cavallo puntare per poi ricevere evidentemente se il cavallo si piazza o comunque vince il pagamento della scommessa. Per cui abbiamo eh, il rivolgersi a persone che sono sporadicamente ma comunque frequentatori abituali della che si riconoscono, si riconoscono perché all'interno purtroppo sono eh, facce note e perché magari si mh, posizionano nei medesimi punti di riferimento. La scommessa clandestina è più redditizia di quella ufficiale. Ovviamente sì, eh, il meccanismo è la facilità con cui si può fare un guadagno, ovviamente. Giro d'affari notevole. Abbastanza notevole se una persona del genere la si lascia lavorare per il tempo eh, delle gare fa girare migliaia di euro ad una velocità impressionante. Grazie. Ultima pagina, parliamo invece di riscaldamenti perché il 40% delle oltre 7.000 caldaie finora controllate a Milano non risulta norma di legge. Lo ha riferito l'assessore comunale a mobilità e ambiente Pier Francesco Maran, un dato allarmante da un punto di vista della sicurezza, visto che in una ventina di casi si è dovuto addirittura intervenire d'urgenza con un sequestro e anche da quello ambientale. Il dato è frutto della prima parte della campagna comunale per il controllo degli impianti termici, saranno 12.000. 645 le ispezioni su impianti e centrali termiche in questa stagione invernale, a Milano gli impianti di riscaldamento sono 158.000, 131.000 le caldaie murali a gas, 26.000 le centrali termiche per lo più a gasolio ma anche a gas. Dai primi 7.200 controlli fino al 31 dicembre è emersa questa anomalia, quindi il 40% dei controllati è risultato non conforme rispetto alla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico efficienza energetica e sicurezza domestica aggiunge Maran ci aspettavamo un dato decisamente più basso attorno al 20% negli anni precedenti quando i controlli si attestavano a quota 10.000 circa gli impianti non a norma erano tra il 30 e il 32% Parliamo di lavoro adesso, due nuovi servizi offerti dalla Camera di Lavoro di Milano per aiutare le persone che hanno perso il posto. I licenziati nel capoluogo Lombardo nel 2013 sono stati soltanto nell'ultimo anno 21.000. Un numero verde è uno sportello di assistenza psicologica. Sono due nuovi servizi per i disoccupati attivati dalla Camera del Lavoro di Milano. 2.000 licenziati in più nel capoluogo lombardo nel 2013 rispetto all'anno precedente. Secondo le fredde statistiche, 21.000 lavoratori hanno perso il posto di lavoro lo scorso anno. Di questi ben 11.000 erano collocati in piccole aziende con meno di 15 dipendenti. Sempre più persone e relative famiglie si trovano in serie difficoltà. Con l'entrata in vigore della legge Fornero è stata introdotta una nuova procedura per l'impugnazione dei licenziamenti individuali di tipo economico. Questa procedura prevede da parte del datore di lavoro l'obbligo di avvisare preventivamente il dipendente con una fase conciliativa presso il Ministero del Lavoro. Chiusa senza esito questa fase, è possibile rivolgersi al giudice del lavoro con tempi più brevi rispetto al passato. Oltre 825 lavoratori si sono rivolti alla Camera del Lavoro di Milano che adesso, oltre agli altri servizi, mette a disposizione un numero di per assistere e tutelare quanti si trovano senza lavoro, il numero è 340-555-4055. Inoltre, viene attivato uno sportello con un pool di psicologi per fornire assistenza a chi si trova in difficoltà. Un servizio dedicato a loro con un numero di telefono a cui loro possono rivolgersi e fare delle domande, in modo che noi possiamo spiegare loro quali sono i loro diritti e i doveri che ovviamente stanno in questa situazione, come dire, forse in un secondo piano. Il primo piano è i diritti, cioè come ti tuteli di fronte al licenziamento. L'altra risposta che stiamo e abbiamo organizzato e che partirà il 25 di questo mese è un servizio fatto da psicologi specialistiche dell'età evolutiva che daranno risposte a quei lavoratori e a quelle lavoratrici, qui anche quelle che lavorano, non solo quelle che hanno perso il posto di lavoro, che volessero sentire un parere specialistico su problemi che a livello familiare loro hanno. Milano può ripartire se comincia a parlare bene anche di industria e di manifattura, perché dietro l'industria e la manifattura ci stanno tante persone che avrebbero magari voglia di investire, tanti posti di lavoro, c'è la ricerca e si aprirebbe una filiera nuova anche per questa città di investire in settori strategicamente avanzati. Parliamo ancora di lavoro perché il comune di Milano ha inaugurato un incubatore d'impresa per l'innovazione sociale. Fabric Q. Si chiama lo spazio 650 metri quadri in via Valtrompia a Quarto Oggiaro. È stato presentato oggi con un incontro a Villa Schleiber ed è destinato ad accogliere 15 nuove start-up su temi sociali, ambientali e culturali. Secondo il sindaco Pisapia rappresenta una sfida che tocca due aspetti prioritari: l'attenzione ai quartieri, Quarto Giaro. In in questo caso le periferie e la volontà di coniugare impresa, tecnologia e innovazione sociale. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare il bando da 140.000 euro per selezionare le prime 5 imprese cui verrà data la possibilità di accedere ad un percorso gratuito di incubazione della durata di 9 mesi. Il bando sosterrà i vincitori nel percorso di impresa anche grazie ad un contributo fino a 28.000 euro per ogni singolo progetto. Al bando possono partecipare tutte le imprese costituite da almeno 24 mesi e quelle che si impegnano a costituirsi in soggetto giuridico entro tre mesi dall'assegnazione del contributo. Per partecipare c'è tempo fino al 21 di marzo. E collegata a questa notizia ce n'è un'altra, perché a questo incontro che abbiamo appena eh, raccontato, in realtà il sindaco Pisapia è arrivato in ritardo. La ragione è questa: un ciclista scivola sull'asfalto reso viscido dalla pioggerella del mattino e in molti accorrono in suo soccorso. Niente di strano, se non che a soccorrerlo c'è anche il sindaco Giuliano Pisapia. Vediamo le eh, immagini in questo momento di passaggio con un consigliere di zona Massimiliano Rositano che ha scattato le foto e che è anche autista del tram di passaggio lì vicino, un incidente per fortuna senza conseguenze e se vi ricordate era già successo oltre due anni fa in piena campagna elettorale che il futuro sindaco Giuliano Pisapia soccorresse un cittadino nella vita di tutti i giorni, in quell'occasione riuscì a sventare una rapina ai danni di una donna in via Vincenzo Monti. Ci sono ancora polemiche in zona 1 per l'approvazione di un documento che apre le porte alla costruzione di una moschea, proprio nella zona 1 a Milano, quindi nel centro. La Lega Nord protesta, chiede che il tema venga affrontato non soltanto in consiglio di zona o in comune, ma con un referendum ai milanesi. La proposta di realizzare una moschea in centro fa discutere e polemica dopo l'approvazione in consiglio di zona 1 del documento che inserisce il luogo di culto tra le priorità del piano dei servizi del PGT. È bastata la sola richiesta di garantire un luogo di culto in centro a tutte le principali religioni per mandare su tutte le furie la Lega Nord che ora chiede un referendum cittadino. La maggioranza di centrosinistra del parlamentino parla di passaggio chiaro per affermare la libertà di culto. In zona 1 non ci sono spazi dedicati alla religione religione musulmana, questo può andare a essere importante sia per chi è residente sia per chi lavora in centro, quindi ci è sembrato opportuno, opportuno rimarcarlo in quel documento. Le, le scene della Lega e del, del resto del centrodestra eh, sono, da, sono semplice propaganda. Intanto, Palazzo Marino lavora per inaugurare una moschea entro Expo in modo da dare un luogo di culto adeguato ai fedeli musulmani, un segno di modernità come in tutte le grandi capitali e città europee. Abdel Hamid Shari, presidente dell'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner, parla dell'approvazione del documento in Zona 1 come di un buon segnale, ma ammette anche che più che in centro i fedeli sono interessati all'ex Palasharp, il tendone dove i musulmani si trovano per pregare. L'impianto di Lampugnano è in uno stato di forte degrado. Se il comune dovesse Consegnare l'area all'Istituto Culturale Islamico, Shari promette che tutti i costi per costruire la moschea saranno a carico della comunità di fedeli. Oltre il 75% degli adolescenti italiani non sa cosa sia il bullismo sessuale. Il 60% ha più chiaro quando commette un atto di questo tipo che non quando lo subisce e le vittime di questi approcci sono per lo più ragazze. I dati sono di uno studio presentato oggi e finanziato dalla Commissione Europea condotto da 5 ONG di paesi diversi, Italia, Bulgaria, Regno Unito, Lettonia e Slovenia coordinate dai ricercatori dell'Università Inglese di Leeds. Oltre, inoltre il 70% degli intervistati ha difficoltà a raccontare le esperienze sessuali per l'80% l'aspetto fisico e abbigliamento li rendono insoddisfatti nelle relazioni con i coetanei la stessa percentuale si sente più coraggiosa nell'esprimersi su internet molti ragazzi è stato spiegato pensano che il bullismo sessuale sia lo stupro ma in realtà è tutto quel che c'è prima e parliamo invece della salma di Claudio Abbado che sarà cremata. Notizia di oggi sono queste, le ultime volontà del direttore d'orchestra e senatore a vita. Non ci sarà una messa dopo la liturgia di commiato di Don Giovanni Nicolini. Non è ancora noto dove l'urna sarà poi custodita. Sul giorno di lutto cittadino di oggi a Milano, in ricordo del grande maestro, è intervenuto il sindaco Pisapia che ha commentato è un ringraziamento che dovevamo al grande maestro Abbado. I familiari, ha spiegato il sindaco, hanno voluto essere... Essere i più sobri possibili nel ricordo di un grande uomo e di un grande maestro, così dopo aver parlato con la famiglia, il comune ha deciso di tributargli il lutto cittadino. Un gesto, quello dell'amministrazione, che è stato apprezzato e che rappresenta la nostra volontà, ha detto Pisapia, di ricordarlo non solo con il lutto, ma anche con il grande evento che organizzeremo. Di nuovo Palazzo Marino perché domani dovrebbe essere deciso l'arrivo sul mercato milanese di due nuovi operatori di car sharing, che porteranno così a sé il numero complessivo di queste società, già attive nel capoluogo lombardo. Intanto gli iscritti hanno raggiunto quota 100.000. È senza dubbio un fenomeno di successo che sta andando oltre le previsioni. Il car sharing a Milano ha raggiunto i 100.000 iscritti. Enjoy, l'ultimo gestore in ordine di tempo, arrivato sul mercato lo scorso 18 dicembre, ha raccolto 26.000 adesioni in un mese. Sono circa 1.400 sino ad ora le auto in affitto in circolazione nel capoluogo lombardo. La flotta più numerosa è quella di Car2Go con 600 smart, 6.000 gli iscritti a guidami di ATM e 18.000 quelli del consorzio Evai. Domani Palazzo Marino dovrebbe sciogliere i dubbi sulle ultime due società che hanno fatto richiesta di poter entrare in quello che sembra sempre più un business redditizio. Si tratta di DriveNow, di BMW e Twist con le Volkswagen app. Il via libera è stato ritardato per problemi in relazione ai requisiti imposti dall'amministrazione comunale. In un caso il presunto mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio e nell'altro caso maggiori informazioni su un manager e sui suoi rapporti con uno sponsor. Se alla fine Palazzo Marino darà l'ok, ok, saranno sei gestori di car sharing, un record per la città a livello europeo. Nel giro di qualche mese a Milano potrebbero circolare 2.400 vetture in affitto. Parliamo ancora di trasporti, c'è tempo per un'ultima notizia in occasione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, previsto per venerdì 24 di gennaio venerdì tra due giorni il ticket antitraffico del comune di Milano Area C sarà sospeso per tutta la giornata, quindi venerdì niente Area C, lo comunicano da Palazzo Marino, resta invece attivo il divieto di accesso e circolazione all'interno della ZTL cerchia dei bastioni per i veicoli di lunghezza superiore ai 7,5 a Milano l'agitazione per questo sciopero è prevista dalle 8:45 fino alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Scopriamo ora gli appuntamenti per restare in nostra compagnia a partire dal meteo che seguirà l'edizione serale del TGN. e 19.15 gli amici di Nova Stadio vi terranno compagnia con i tanti ospiti fino alle 23. Alle 23, invece, nuova puntata di Che storie eh, con ospite Antonio Di Pietro. Con lui i ragazzi di Don Claudio riporcorranno la carriera del magistrato e del politico attraverso le vicende di Mani Pulite che storie questa sera ora è 23 canale 14 dove ci state seguendo su Telenova termina qui questa edizione della sera del telegiornale io vi ringrazio per l'ascolto vi consiglio di restare sempre in nostra compagnia a seguire come detto il meteo per restare aggiornati e poi Nova Stadio grazie buona serata